Gesù lascia la vita tranquilla e nascosta di Nazareth e si trasferisce a Cafarnao, una città situata lungo il mare di Galilea, un luogo di passaggio, un crocevia di popoli e culture diverse. L'urgenza che lo spinge è l'annunzio della parola di Dio, che deve essere portata a tutti. Vediamo infatti nel Vangelo che il Signore invita tutti alla conversione e chiama i primi discepoli perché trasmettano anche ad altri la luce della parola. Cogliamo questo dinamismo che ci aiuta a vivere la Domenica della Parola di Dio. La parola è per tutti. La parola chiama alla conversione. La parola rende annunciatori. La parola è per tutti. Il Vangelo ci presenta Gesù sempre in movimento, in cammino verso gli altri. In nessuna occasione della sua vita pubblica egli ci dà l'idea di essere un maestro statico, un dottore seduto in cattedra. Al contrario, lo vediamo itinerante, lo vediamo pellegrino, a percorrere città e villaggi, a incontrare volti e storie. I suoi piedi sono quelli del messaggero che annuncia la buona notizia dell'amore di Dio. Nella Galilea delle genti, sulla via del mare, oltre il Giordano, dove Gesù predica, c'era, annota il testo, un popolo immerso nelle tenebre. Stranieri, pagani, donne e uomini di varie regioni e culture. Ora anche essi possono vedere la luce. E così Gesù allarga i confini. La parola di Dio che risana e rialza non è destinata soltanto ai giusti di Israele, ma a tutti, a tutti. Vuole raggiungere i lontani, vuole guarire gli ammalati, vuole salvare i peccatori, vuole raccogliere le pecore perdute e sollevare quanti hanno il cuore affaticato e oppresso. Gesù, insomma, sconfina per dirci che la misericordia di Dio è per tutti. Non dimentichiamo questo. La misericordia di Dio è per tutti e per ognuno di me. La misericordia di Dio è per me. Ognuno può dire questo. Questo aspetto è fondamentale anche per noi. Ci ricorda che la parola è un dono rivolto a ciascuno e che perciò non possiamo mai restringere il campo di azione, perché essa, al di là di tutti i nostri calcoli, germoglia in modo spontaneo, in modo imprevisto e imprevedibile, nei modi e nei tempi che lo Spirito Santo conosce. E se la salvezza è destinata a tutti, anche ai più lontani e perduti, allora l'annuncio della parola deve diventare la principale urgenza della comunità ecclesiale. Come fu per Gesù, non ci succeda di professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore stretto. Questa sarebbe, mi permetto di dirle, una maledizione. Professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore stretto. Non ci succeda da predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla. Non ci succeda di saperci chiamati a portare l'annuncio del Regno e trascurare la parola, disperdendoci in tante attività secondarie o tante discussioni secondarie. Impariamo da Gesù a mettere la parola al centro, ad allargare i confini, ad aprirci alla gente, a generare esperienze di incontro con il Signore, sapendo che la parola di Dio non è cristallizzata in formule astratte e statiche, ma la parola di Dio conosce una storia dinamica, fatta di persone e di eventi, di parole e di azioni, di sviluppi e di tensioni. Veniamo allora al secondo aspetto. La parola di Dio, che è rivolta a tutti, chiama alla conversione. Gesù infatti ripete nella predicazione: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
Ciò significa che la vicinanza di Dio non è neutra. La sua presenza non lascia le cose come stanno. Non difende il quieto vivere, al contrario. La sua parola ci scuote, ci scomoda, ci provoca al cambiamento, alla conversione, ci mette in crisi, perché è viva, efficace e puntagliente di ogni spada a doppio taglio. E la parola di Dio discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. E così, come una spada, la parola penetra nella vita, facendoci discernere sentimenti e pensieri del cuore, facendoci cioè vedere qual è la luce del bene a cui dare spazio e dove si addensano invece le tenebre dei vizi e dei peccati da combattere. La parola, quando entra in noi, trasforma il cuore e la mente, ci cambia, ci porta a orientare la vita del Signore. Ecco l'invito di Gesù. Dio si è fatto vicino a te, perciò accorgiti della sua presenza. Fai spazio alla sua parola e cambierai lo sguardo della tua vita. Vorrei dirlo anche così. Metti la tua vita sotto la parola di Dio. Metti la tua vita sotto la parola di Dio. Questa è la strada che ci indica la Chiesa. Tutti, anche i pastori della Chiesa, siamo sotto l'autorità della parola di Dio. Non sotto i nostri gusti, le nostre tendenze o preferenze, ma sotto l'unica parola di Dio che ci plasma, ci converte, ci chiede di essere uniti nell'unica Chiesa di Cristo. Allora, fratelli e sorelle, possiamo chiederci: la mia vita dove trova direzione? Da dove attinge orientamento? Dalle tante parole che sento, dalle ideologie o dalla parola di Dio che mi guida e mi purifica? E quali sono in me gli aspetti che esigono cambiamento e conversione? Infine, il terzo passaggio. La parola di Dio che si rivolge a tutti e chiama alla conversione rende annunciatori. Parola si rivolge a tutti, secondo chiama la conversione, terzo rende annunciatori. Gesù infatti passa sulle rive del lago di Galilea e chiama Simone e Andrea, due fratelli che erano pescatori. Li invita con la sua parola a seguirlo, dicendo loro che li farà pescatori di uomini. Non più solo esperti di barche, di rete, di pesci, ma esperti nel cercare gli altri. E come per la negazione, la pesca avevano imparato a lasciare la riva e la gente, le reti al largo, allo stesso modo diventeranno apostoli capaci di navigare nel mare aperto del mondo, di andare incontro ai fratelli e di annunciare la gioia del Vangelo. Questo è il dinamismo della parola. Ci attira nella rete dell'amore del Padre e ci rende apostoli che avvertono il desiderio irrefrenabile di far salire sulla barca del Regno quanto incontrano. E questo non è proselitismo, perché quella che chiama è la parola di Dio, non la nostra parola. Sentiamo allora rivolto anche a noi oggi l'invito ad essere pescatori di uomini. Sentiamoci chiamati da Gesù in persona ad annunciare la sua parola, a testimoniarla nelle situazioni di ogni giorno, a viverla nella giustizia e nella carità, chiamati a dare carne, accarezzando la carne di chi soffre. Questa è la nostra missione, diventare cercatori di chi è perduto, di chi è oppresso e sfiduciato, per portare loro noi, noi stessi, ma la consolazione della parola, l'annuncio dirompente di Dio che trasforma la vita, per portare la gioia di sapere che Egli è Padre e si rivolge a ciascuno, portare la bellezza di dire: fratello, sorella, Dio si è fatto vicino a te, ascoltalo e nella sua parola troverai un dono stupendo.
fratelli e sorelle, vorrei concludere invitando a ringraziare semplicemente a chi si dà da fare perché la parola di Dio sia rimessa al centro, sia condivisa e annunciata. Grazie a chi la studia e ne approfondisce la ricchezza. Grazie agli operatori pastorali e a tutti quei cristiani impegnati nell'ascolto e nella diffusione della parola, specialmente ai lettori e ai catechisti. Oggi conferisco il ministero a alcuni di loro. Grazie a quanti hanno accolto i tanti inviti che ho fatto a portare il Vangelo con sé ovunque e a leggerlo ogni giorno. E infine un ringraziamento particolare ai diaconi e ai sacerdoti. Grazie, cari fratelli, perché non fate mancare al popolo santo il nutrimento della parola. Grazie perché vi impegnate a meditarla, viverla e annunciarla. Grazie per il vostro servizio e i vostri sacrifici. Per tutti noi sia consolazione e ricompensa la dolce gioia di annunciare la parola di salvezza.